Benvenuti alla conferenza stampa con Nicola Vlasic. Hi Nicola, you stay in Turin. No, parliamo italiano, Ah, vuoi no? parlare italiano? Sì. Perfetto. Allora, sei stato qui a Torino a fare la tua preparazione mentre i tuoi compagni erano a Pinzolo. Sei riuscito a parlare con il mister Vanoli? Quali sono le tue sensazioni per questa nuova stagione? Sì, abbiamo parlato, non tanto perché sono già infortunato, ma io ho visto un allenatore che vuole giocare, che dà libertà ai giocatori in campo e mi piace, ma io dico quando devo tornare prima e dopo parliamo di più. Manda i colleghi. Ciao Nicola, Elena Rossin Torino Granata, hai detto che appunto che hai parlato con mister, con il nuovo mister, ecco, ti ha detto qualcosa in particolare sul tuo ruolo, su come ti vuole impiegare? Sì, abbiamo parlato anche per mio ruolo, ma io penso che questo deve stare con noi, no? Perché sono già infortunato e non voglio adesso parlare con queste cose, io voglio prima tornare su campo. Ciao Nicola, sono qua dietro. E, senti, come stai innanzitutto? No, sento bene, sto lavorando ogni giorno per tornare prima possibile al campo e sto bene, adesso io ho bisogno di qualche giorno ancora, ma sono vicino. Quindi ti potremo vedere a San Siro col Milan? Non posso dire questo, no? Cioè, domenica non ci sei comunque. No, domenica no. Domenica no. Grazie. Ciao Nicola, Ciao. Roberto Uglione, Mola TV. Volevo chiederti, il finale della scorsa stagione è stato un po' amaro per te, no? Stagione interrotta presto con il Torino, presto, prima della fine con il Toro, l'Europeo si è dovuto andare via. E volevo chiederti un po' che sentimento ti porti dietro da dal finale della scorsa stagione e come approcci quella nuova. Sì, non lo so, ultimi 2 mesi prima, 2 o 3 mesi prima infortunio, ho giocato con dolore, io ho avuto tanti problemi con questa parte, dopo contro Bologna sappiamo cosa è successo, e dopo era nazionale dove io volevo giocare, no? Ma questo non era possibile, e dopo ancora una infortunio, e adesso per me solo c'è una cosa che io voglio fare, questo tornare su campo prima possibile, ma sto tutto bene, no? Mezzo, no? Voglio stare 100% per aiutare i miei amici, club e tutti intorno, sono una cosa che io voglio adesso. Ciao Nicola, andreattivato.it, volevo chiederti se hai degli obiettivi personali per questa stagione, in termini magari anche di gol e di assist, visto che l'anno scorso forse non sei riuscito a rendere da quel punto di vista come ti aspettavi, come volevi. Io voglio più possibile, ma penso che l'anno scorso erano partite buone, dove io posso anche avere più di gol, più assist, ma io ho giocato bene, perché il primo obiettivo per me è giocare bene, aiutare la squadra, e se io posso aiutare con gol, assist, questo è no, top, ma prima cosa per me, per stare bene, tutto l'anno, perché ultimi 2 anni io ho avuto qualche problema, ho giocato con dolore, ho bevuto tante pastiglie per dolore, adesso mi sento bene, non c'è dolore, ma devo tornare prima in campo e poi possiamo parlare per obiettivi. Nicola, hai detto che negli ultimi 2 anni hai preso pastiglie, hai avuto diversi problemi, ma cos'è un problema di pubalgia? Pubalgia, Pubalgia, sempre sì. quello, ok. Questo Adesso. è tutto insieme, no? Certo. Tendina, dottore, pubalgia, tutto è no, insieme. Insomma. Adesso mi hai detto che ti senti bene No, invece, l'hai risolto il suo problema. adesso perfetto, sì. Grazie.
Salve Vlasic, Pagliara della Gazzetta dello Sport, buongiorno. Alla luce proprio di tutto quello che lei stava raccontando a proposito delle sue problematiche, questi due anni che voto darebbe alla sua esperienza in Granata dal momento che lei ha trovato una società che crede fortemente e le ha riempito di fiducia anche acquistandola l'estate scorsa? In che modo pensa che in questa stagione, nella quale sembra di capire che sta per partire anche con, avendo risolto le sue problematiche, può ripagare tutta questa fiducia che il club le ha dato? Grazie. Sì, mi piace tanto società, città, club, tutti in Torino, mi sento bene qui e voglio continuare a giocare per questo club. Ultimi due anni, primo anno, mio anno, per me abbiamo giocato bene, ma siamo stati alle decimi. Ultimo anno eravamo vicino a Europa. Per me, se Fiorentina ha vinto, noi siamo in Europa e questo era un buon risultato, ma io penso che questa squadra, questo club può andare in Europa ogni anno perché ha tanti tifosi, ha storia e per me questo deve stare obiettivo per questo club e io voglio solo questo, no? Ma vediamo cosa succede. Ciao Nicola, Alessandro Costa, GP Televisione. Volevo chiederti, ti hanno già fatto una domanda sul tuo impiego tattico, tu sei un po' sgusciato via, stai facendo un bel dribbling, però te lo chiedo di nuovo, in un 3-5-2 tu hai dimostrato di poter giocare anche a centrocampo, però ti vedresti anche come seconda punta eventualmente? Posso, ma per me, meglio per me giocare in mezzocampo, una di due numero 8, no, sinistra o destra, per me è uguale, io penso che questo è mio migliore posizione a campo. Grazie. Senti un'altra cosa, tu hai giocato in Premier, conosci Coco, hai qualche cosa da dirci su di lui? Coco ha giocato in La Liga. No, scusami, che Adams. Stupida, volevo dire Adams. Sì, sì, no, io conosco lui, ho giocato contro lui in nazionale, anche qualche partita in Premier. Lui è fortissimo, no? Fisicità incredibile, lui ha gol, lui ha fatto tanti gol, no? Ultimo anno in seconda liga di Inghilterra. E io penso che lui può aiutare tanto perché è un giocatore veramente forte. Ciao Nicola, Timo Tormezzano del Corriere della Sera. Ti volevo chiedere, sei tornato con un nuovo capitano, allora come vedi Zapata in questo ruolo nuovo e che cosa pensi che possa dare con anche la responsabilità della fascia al braccio? Grazie. No, per me lui è, anche l'anno scorso era uno di capitano perché sempre parla buone cose, parla tanto, aiuta tutti perché ha tanta esperienza e per me lui era capitano già, ma adesso è ufficiale, un grande giocatore che ha più di 100 gol in Serie A, ma non solo questo, come personalità, no, non posso dire una cosa male a lui, mi piace tanto come giocatore persona. No? Nicola, Nixi, solo un'ultima cosa. Iuri, ce l'hai più sentito, ti ha detto qualcosa e sei stupito che non abbia, che abbia deciso comunque, credo, quest'anno di prendersi un anno di riflessione, di pausa? Abbiamo parlato, no? Non abbiamo parlato, scusami, non abbiamo parlato, ma io penso che lui è un bravo allenatore, ultimi tre anni tutti sappiamo dove era Torino prima lui è venuto qui, era lotta per salvezza, no? Lui è arrivato qui e tre anni successivi in mezzo o più di tabella e per me è un grande allenatore, io voglio tutto bene per lui in futuro. No? Ma sei stupito che non abbia la panchina? Sì. Non lo so. Vlasic, eccomi, sempre io. Il Torino adesso con questo col nuovo allenatore Paolo Vanoli è nel pieno di un cambiamento come filosofia, come modo di giocare. Lei sicuramente avrà visto le amichevoli, soprattutto le ultime due in Francia. Qual è la qualità
o l'idea che le piace di più, la caratteristica che le piace di più di questo nuovo allenatore, ovviamente di come vuole far giocare la squadra? A lui sempre vuole giocare corti passaggi insieme, no? Vuole giocare mezzo campo, vuole che i giocatori scambiano posizione, no? Se uno centrocampista e centrocampista sì, ma lui possa andare in difesa, al quinto, in attacco, ma altro deve stare in sua posizione. Questo è per me un calcio che è divertente, no? Lui dà libertà ai giocatori e poi in difesa, no? Tutti sappiamo cosa dobbiamo fare, ma in attacco lui dà un po' di più libertà. Buongiorno Vlasic, l'anno scorso l'abbiamo vista spesso da trequartista comunque spendere tante energie nel marcare magari i registi avversari, spendere tantissime energie comunque in fase difensiva. Pensa che il gioco di Vanoli di quest'anno, con un maggior controllo del gioco, possa valorizzare le sue qualità e magari aiutarla ad arrivare più lucido e ancora più incisivo in zona gol? Grazie. Sì, ogni allenatore ha sue caratteristiche. Noi con Juric era, no, uomo contro uomo, tutto in difesa. In qualche volta era quando mio, non lo so, midfielder, no, centrale, centrocampista, lui va, io devo andare con lui, e se lui va vicino alla nostra porta io devo andare con lui. E questo era, no, tattica. Con Vanoli è un po' diverso. Per me sì, tu non perdi energia così come prima, ma questo è... noi parliamo adesso, questo è meglio o questo no, vediamo cosa è meglio, no? Vediamo dopo questo anno che è meglio, no? So, non voglio parlare più di questo, no? Nuovo allenatore, nuove tattiche, nuove idee. Questo. Un po' di tempo, sì. Una curiosità, visto che quest'anno c'è libero anche il numero 10, se hai pensato a un cambio di numero sulla maglia o se tra il 16? Non lo so, vediamo. Questa è una sorpresa, no?